Buon pomeriggio a tutti, prontissimi, zaino in spalla. Io ho già messo le chiavi nella macchina, si parte con Eliana. Ciao Eliana. Ciao Silvia, ciao a tutti, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te e buona anche domenica, perché pur buona sempre domenica. Di domenica siamo. Cara Eliana, oggi hai due compitini perché intanto ci devi fare da guida nella nostra prossima meta, perché sono curiosissima di sapere qual è, perché ovviamente nessuno di voi travel mi anticipa mai nulla. E secondo, abbiamo anche una mail a cui rispondere. E qui ho pensato a te perché secondo me tra le travel sei quella più adatta per farlo. E quindi via naturale il programma che vi porta a viaggiare. Cosa facciamo? Rispondiamo subito alla mail, dai, così poi partiamo per il viaggio. Cosa dici? Va bene, sì, vai. E come vai? Tu la sai già la mail, quasi, all'incirca. No, c'era okay. Un'ascoltatrice che insomma ci raccontava, ci chiedeva un po' di informazioni su queste big bench, giusto si chiamano? Il termine esatto? Sì. E tu praticamente, io ogni volta leggo, sono stata qui, sono stata là, il mese scorso eri praticamente a 10 minuti dalla radio, e non ci sei neanche venuto a salutare tra l'altro, e quindi ho detto aspetta, facciamo raccontare un po' ad Eliana come si fa, come funziona, eccetera. Allora, sì, Big Bench Community Project è nato dalla mente creativa di Chris Bengel, che è un artista che vive ormai da molti anni nelle Langhe, in provincia di Cuneo, che per caso ha creato per sua moglie, all'interno della sua tenuta, una panchina gigante con cui la consorte poteva vedere il panorama stando un po' più in alto. È nata una cosa così per caso, nel senso che lui l'ha fatto per sua moglie e poi un po' di persone che girottavano lì intorno hanno visto questa opera d'arte e hanno cominciato a chiedergli come mai, perché, come si fa, eccetera. E lui con molta nonchalance ha fornito il progetto e sono iniziate a spuntare alcune di queste panchine giganti. Alla fine che cosa è successo? Si è creata una fondazione, il Big Bench Community Project, che riunisce appunto queste panchine che hanno il loro progetto, perché ce ne sono poi anche altre che tendono a copiarle o comunque che sembrano simili ma non fanno parte del circuito, e la fondazione vuole valorizzare i territori in cui appunto sorgono le Big Bench. Le Big Bench non vengono costruite con fondi pubblici, vengono costruite solo con fondi privati su iniziativa di persone o comunque di gruppi di persone. E quindi queste persone chiedono il progetto e alla fine, con l'autorizzazione della fondazione, viene costruita la panchina che entra all'interno del circuito. Ma che bello. L'idea è quella, sì, perché tra l'altro l'idea è quella di valorizzare il territorio, perché in questo modo chi è appassionato appunto magari scopre, come è successo a me, per dire, di Verone qualche tempo fa, scoprono che c'è una panchina gigante e quindi sono invogliati ad andare e poi a scoprire il territorio circostante. Perché le panchine? Perché effettivamente quando ci si sale sopra ci si sente molto piccoli rispetto alla struttura, che è molto grande, e quindi l'idea è quella di ritornare ai bambini. E poi non tutti sanno, ma quando vengono costruite si coinvolgono molte realtà locali, dal falegname, dal pittore, da chi poi porta materialmente il materiale per costruirla nel luogo. Quindi l'idea è proprio quella di fare una rete di costruttori locali, artigiani locali, insomma persone di quel posto che poi rimangono legate indissolubilmente alla panchina e possono anche dotarsi dei famosi timbrini, che sono la parte più collezionabile, diciamo, di queste panchine. Perché le collezioni piacciono a tutti, diciamolo. Si creano una dipendenza. Infatti esiste un passaporto che si può richiedere appunto dove si fanno i timbri, che appunto acquistandolo costa 10 euro, si sostengono le attività della fondazione, e poi ognuno va in giro per l'Italia ma anche per l'Europa, perché ormai ce ne sono anche in Europa, e si fa porre il timbro nei luoghi convenzionati e poi scrive i suoi racconti, i suoi pensieri, anche un modo per avere una specie di diario di viaggio, se vogliamo, un taccuino carino che ci consente anche di ricordarci che cosa abbiamo provato in quei momenti.
Hai capito, bene, bene. Guarda, nella mail ce l'ha proprio scritto. Mi piacerebbe sapere da una travel blogger che cosa spinge ad andare in giro per collezionare questi. Io penso che tu l'abbia abbastanza descritto, cioè al di là del fatto che le collezioni poi, insomma, ti mettono quel gusto in più di fare le cose, con l'occasione si viaggia, si vedono dei posti che magari, come dicevi tu, nel fuori onda parlavamo dicendo: ma guarda, Viverone l'ho sempre vista dall'autostrada, e stavolta Sì. invece hai scoperto addirittura che c'era una panchina, quindi tu pensa. Esatto, sì, pensa, probabilmente non ci sarei passata in quell'occasione, se non ci fosse stata, non lo so, tutto può essere, però sicuramente è stato il catalizzatore, anche perché, a dire la verità, poi ho il timbro della panchina in un'azienda agricola che faceva vino e ho comprato anche una bottiglia di vinello, quindi si sostiene sempre la realtà locale in questo modo. Ed ecco che Eliana sostiene l'economia del No, paese. no, no. Vedi perché sono povera e non continuo a viaggiare come vorrei? Perché sostieni troppo. Esatto, perché do troppo alle panchine giganti. Poi Va adesso, bene, dai. scherzi a parte, è anche un modo per chi dà i timbri per farsi conoscere e perché no, per poter guadagnare qualcosa anche in questo modo. Quindi Ecco, quando saremo benvengano ricchi, secondo sai che cosa me. facciamo, Eliana? Ne facciamo costruire una qui della radio, tutta Esatto. marchiata con la radio. Guarda, tu ci scherzi, ma io mi sto già informando in giro per trovare un posto, un buco dalle mie parti per costruirlo. Fantastica, fantastica. Va bene, allora, invece adesso, pronti per partire, dove andiamo oggi con i nostri ascoltatori? Allora, oggi vi porto in Scozia. Là dove l'umido regna sovrano. Sì, beh, diciamo che non è la pianura padana, però Beh, diciamo insomma, che poco ci l'umido manca rimane però, sempre. ultimamente. Vabbè, guarda, No, no. diciamo che è umida per un motivo valido, perché comunque il tempo è quello che è, perché piove, quindi Scozia, ci sta. Scozia. Bene, bene, bene. Allora, raccontaci un pochino. Sì, vi racconto un po' del mio viaggio che ho fatto nel 2019, che è stato un on the road di circa 11 giorni, 12 in realtà perché poi c'era il giorno della partenza, vabbè, che mi ha visto praticamente visitare da Edimburgo a tutta la parte nord della Scozia facendo un anello, passando quindi anche per luoghi abbastanza famosi come Inverness, Aberdeen, il Loch Ness, l'isola di Skye, eccetera. E che mi ha permesso di conoscere sia la storia di questo territorio, che è veramente incredibile, tra l'altro è la patria dei castelli, quindi se ci sono i castelli io ci sono, è automatico, cioè è proprio Bellissimi, una sì. diade a quanto pare, no? E quindi uno attira l'altro. E poi è stato anche un viaggio naturalistico perché sono andata con lo scopo di fotografare moltissimi uccelli e di fare il birdwatching, quindi Ah, bello. un'avventura, sì, un'avventura particolare. Ci piace. E in che periodo sei andata che... Allora, io ci sono andata a luglio del 2019 Il periodo e il migliore? Sì. tempo, ma in No. realtà non c'è un periodo migliore. Ah, Allora, è chiaro ok. che, cioè, allora, è chiaro che se uno non vuole patire tanto freddo, sicuramente deve andare d'estate, però siccome l'abbiamo già accennato, piove molto spesso, le temperature possono oscillare molto perché quando piove... anche a luglio si arriva magari ai 12-13 gradi, la sera forse qualche grado in meno. Poi, se invece sbuca il sole, c'è da andare in giro con le maniche corte, perché non dico che ci sono i 30 gradi, ma già 26-27 gradi sicuramente si possono sentire. Quindi, la cosa migliore da fare è andare vestiti a cipolla, perché per forza Non puoi fare sbatti. altro, non puoi fare altro. No, perché effettivamente, come in altre parti del mondo, però in Scozia particolarmente, la mattina magari c'è il sole, dopo un'ora si annuvola e viene giù il diluvio universale. Quindi bisogna sempre essere pronti, soprattutto se si fanno questi viaggi on the road e non si rimane in una città sola, ad avere dei cambi di vestiti. Io poi devo dire che sono stata fortunata e sfortunata, perché nella prima parte del viaggio
ho trovato abbastanza bel tempo, diciamo, sì, magari qualche scroscio, eccetera, però non mi ha dato particolari problemi. Passato il Loch Ness, quindi nella metà, la seconda metà del viaggio, è stato il diluvio tutti i giorni. No, Sì, che conta peccato. che, guarda, infatti mi mangio le mani e vorrei tornare perché, ad esempio, alcune escursioni che avevo programmato di fare, soprattutto sull'isola di Skye, sono state annullate, ma proprio dall'organizzatore delle escursioni perché le condizioni del mare erano tremende, troppe onde, troppa pioggia, era insicuro andare. Quindi preparatevi anche molti piani B se volete fare qualcosa del genere. Ma tra l'altro lì mi pare che ci sia anche un cambio repentino di clima, non è, cioè un po' come i nostri ultimi tempi, nel senso che ti alzi al mattino c'è il sole, dopo un'ora il diluvio, quindi Sì, penso, funziona no? proprio così, ahimè. Però devo dirti che anche sotto la pioggia, se non è proprio il diluvio che ahimè è toccato anche quello, ha il suo fascino, perché con quelle nuvole lì, un po' grigie, un po' plumbe, con un po' la pioggerellina, Ha il ha il suo suo fascino. perché, Poi ha il con i suo castelli il fascino. fascino c'è, effettivamente, più Sì, che il sole perché sembra sparato. tutto un po' spettrale, no? Un po' gotico, un po' 1800, un po' Mary Shelley. Quindi secondo me ha anche lui il suo perché. Poi con quelle nuvole lì tutti i castelli risaltano. Basta che non venga il diluvio, ripeto, Eh beh, purtroppo sì, quello quello arriverà. sì. Va bene, dai, allora noi direi facciamo una pausetta, così poi Sì. magari ci parli di qualche posticino, qualcosa di particolare come al solito. Volentieri, assolutamente. Va bene, musica e poi torniamo. Prontissimi in questa bella domenica pomeriggio, siamo qui con la nostra cara Eliana e torniamo in quelle belle ambientazioni, gotiche, come dicevamo prima, del castello con la nebbiolina, magari anche lo scalpitio dei cavalli in lontananza. Vedo troppi film, lo so. Ma io quando mi hai detto Scozia e castello ho pensato subito a Lady Oak. Ragazzi, che ci devo fare? Mi ha subito Vabbè, è un ispirato. classico, bellissimo. Allora, dai, raccontaci un pochino, magari qualche luogo che hai fatto, che siamo curiosi. Sì, allora, come dicevo prima, la Scozia per me è stato un viaggio sia storico che naturalistico. E partiamo dalla seconda parte, cioè la parte naturalistica, perché proprio a luglio è un po' il mese di punta, tra giugno e luglio in realtà è un po' il mese di punta perché gli uccelli migratori che trovano spazio e luoghi adatti per fare il nido si ritrovano, appunto, costituiscono le loro belle coppie romantiche. E si ritrovano proprio in alcune parti della Scozia pronti a farsi fotografare, ovviamente dalla sottoscritta e da tutti quei malati come me che vanno in giro con dei cannoni, no? Da 6-7 kg l'uno attaccato al collo, cannoni non quelli da fumare, eh? Dobbiamo specificarlo. Eliana. Le macchine fotografiche, no? Gli obiettivi, quelli che si vedono, no? Nelle partite di calcio giganti, no? Che vogliono fare i primi piani anche del sudore del giocatore e che quindi partono appunto alla ricerca di questi uccelli che numerosi affollano le coste della Scozia. Sicuramente un luogo che mi è rimasto nel cuore, che mi sono fin tatuata addosso, ed è vero, sul braccio destro, e che consiglio a tutti gli appassionati di vedere, è l'isola di May. Dov'è quest'isola di May? Allora, l'isola di May è un'isola molto piccola, che si trova al largo di North Berwick, non lontanissima da Edimburgo, siamo nella parte bassa della Scozia, e che è diventata una riserva integrale. Cosa vuol dire? Nel senso che soltanto persone autorizzate con una guida e soltanto in certi periodi dell'anno possono raggiungere l'isola perché appunto è meta di nidificazione abbondante di molti uccelli.
Quindi immaginatevi, io scopro questo luogo, no? Appassionatissima di birdwatching, mi dicono che posso andarci con la guida, con il gommone, con tutta l'attrezzatura e che ci possiamo rimanere tutto il giorno, che ci fa fare la visita guidata, che ci permette poi di fare le foto quante volte vogliamo, dove vogliamo, cioè ragazzi, io ho fatto jackpot, altro che la lotteria, immaginatevi una roba del genere. Quindi contentissima, prenoto, si può prenotare online in alcuni giorni disponibili e si parte da Nord Berwick con questo gommone e quindi ti imbragano come se fossi un pompiere, ho la foto perché è bellissima perché sembro un incrocio tra un pompiere e un pescatore di cotte. Grazie per questa immagine. Perché c'ho questo, come si dice, cappottone che è quattro volte me, che almeno non mi fa sembrare non so che roba, e di tutti i colori, cioè giallo, blu con sopra il, come si dice, il salvagente rosso, e quindi te l'ho detto, un incrocio tra un pompiere e un pescatore di cotte, e quindi si parte alla scoperta di questa, di quest'isola. Prima di arrivarci, il gommone gira intorno alla Bass Rock, che è un'altra isoletta molto più piccola, e qua proprio non ci si può salire, cioè proprio non si può scendere, che è completamente invasa in quel periodo, ma invasa, cioè voi già dalla costa vedete dei puntini bianchi, pensate che sia neve o batte la pesca, che cosa? No, sono uccelli, è invasa totalmente dalle sule bassane, che fanno il nido in qualunque centimetro di roccia sputata di quel posto. Mamma mia! Quindi vedete, sì, ho la foto qua davanti in questo istante che sto riguardando e veramente sembra di vedere della neve o comunque qualcosa di bianco, macchie bianche, che sono proprio uccelli, ce ne sono migliaia, migliaia. E quindi con il gommone ci si passa intorno, ovviamente poi si spegne il motore, si cerca di non disturbare, eccetera, però devo dire che loro se ne fregano abbastanza, ci si gira attorno e si fanno le fotografie alle sule, che sono uccelli bellissimi, sono tutti bianchi con le zampine nere, il becco lungo e sopra la testa hanno questa sfumatura gialla che sembra quasi dipinta perché è proprio delicata. E poi sono stupende perché sono dei volatori eccezionali. E se avrete la fortuna di appunto fare questa escursione, vedrete anche il momento in cui loro cacciano. Diventano dei veri e propri missili, cioè loro veleggiano sopra di voi, li vedete proprio, perché poi sono curiose, veleggiano sopra di voi e quando si devono immergere per prendere il pesce, mettono le ali in un certo modo e sembrano dei veri missili. È una cosa eccezionale, cercatelo su YouTube, video sulla Bassana caccia, perché è una roba che vi lascerà intontiti, è una cosa bellissima, è proprio la natura che combina cose veramente belle. Poi direi che possiamo andare avanti, perché sennò poi vi faccio un pippone sulle sule e non è il caso. No, ma guarda che interessante, io sto guardando, intanto che tu parlavi l'ho cercato, ma belle, ma ci sono delle immagini pazzesche. No, pazzesche, no, consiglio di cercarlo su internet, sì. Sono bellissime. I piccolini, i pulletti, i pulcini, non sono bellissimi, eh. Io li ho fotografato uno, in realtà, perché ne era nato uno, era sempre il primo che nasceva prima degli altri. Sono un po' bruttini, però poi quando diventano grandi sono bellissimi. A chi siamo noi per giudicare? Questo è vero, però devo dirti la verità, sugli uccelli ci sono begli uccellini piccoli, tipo i cigni, piccoli dei cigni o di anatroccoli, che sono bellissimi, no? Hai quel bello piumino giallo, bianco, eccetera, stupendo, e poi hai questi cosi che hanno questo becco nero lungo che è più grosso di loro e questi occhi che sembrano spiritati, quindi e abbiamo anche il dissing verso i pulcini, siamo a posto. Esatto, rispetto ai fecondi del Madagascar, di cui ne abbiamo già parlato, sono un po' più bruttini. Ogni scarafone è bello a mamma sua. Ma giusto, no? Così, infatti. È giusto così. Poi, dopo aver appunto girato per trovare le sule, si arriva all'isola di May, il paradiso del birdwatching. Se vi piacciono gli uccelli, dovete stare lì, assolutamente. È, ripeto, un'isola molto piccola, si gira
2 ore a piedi, voglio dire, ma con un trekking molto semplice, non c'è da fare scalate o cose del genere, c'è il sentiero, segue la guida, e man mano che si procede ci sono proprio le varie zone in cui gli uccelli nidificano. Ed è eccezionale perché c'è una natura incredibile, con queste rocce marroni che sbucano e che fanno molto cime tempestose, se vogliamo, no? Rimanendo in questo immaginario un po' romantico, un po' romanzato, e con questi prati, con le margherite, che non so, ecco, io nel momento in cui l'ho visto, ho detto: se c'è un luogo che può assomigliare alla mia idea di paradiso, è l'isola di May, ma non solo per gli uccelli, proprio per come era fatta. Sì, è proprio, sembra di stare in montagna, ma è ancora più verde e si è su una piccola isola, quindi intorno al mare. E in più tutti questi uccelli, ovunque, dappertutto. Ci sono le sterne che imboccano i piccoli e bisogna stare attenti alle sterne perché se ci si avvicina anche solo un pelino in più, loro ti attaccano perché sono molto territoriali. E hanno paura che chiaramente i piccoli siano in pericolo, perciò bisogna stare a Giusto. debita distanza. E ci diceva la guida che anche se si passa a distanza, capita, infatti è capitato che alcune tentassero di attaccare, non succede niente, nel senso che basta sventolare un pochino le mani in alto e loro si allontanano. Quindi Ok. nessuno è stato ammazzato dalle esterne, siamo rimasti tutti vivi. Quindi ci sono le esterne. Poi le mitiche pulcinelle di mare, che Quelle sono hanno quel bel, carinissime. oh, guarda, hanno quell'andamento lì che è goffissimo, perché loro a nuoto sono eccezionali, poi camminano sulla terraferma e sembra che quasi rotolino, cioè, hanno Sì. queste zampine, no, piccoline, e fanno pa, 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 cioè, sono una cosa incredibile, fanno morire da ridere, ma poi la loro espressione è talmente simpatica che non si può solo non amare, cioè sono stupende, sono bellissime e ce ne sono migliaia, milioni dappertutto, ovunque, dove vi girate, girate ci sono e si fanno anche ben fotografare da vicino perché non gli frega niente, cioè loro sono proprio lì, beate, che si fanno gli affari loro, tu vai lì, le fotografi da vicino, proprio anche 3-4 metri di distanza, sono lì davanti a te. E non fanno nulla, si mettono in posa, anzi, si mettono sulle rocce e dicono: guarda quanto sono bello, carino, paciarotto, e tu non vedi l'ora di fotografarli, 10 milioni di scatti, no? E tutte alle pulcinelle. Che Poi ci sono, forte. sì, no, ma sono delle sagome stupende. Poi ci sono altri uccelli come i fulmari, che sono alcuni gabbiani particolari, molto schivi, ma estremamente eleganti. Le urie, ci sono i cormorani, insomma, ne avete di tutti i colori, grandi, piccoli, grossi, quello che volete. Perciò l'isola di May è veramente il paradiso dei birdwatcher, il paradiso di chi ama fare fotografie di questo genere. È eccezionale. Consiglio spassionato, ma anche chi non è appassionato di fare le foto, se vuole vedere un po' di natura, faccia questa escursione perché gli rimarrà veramente nel cuore. Vale proprio la pena, sì. Ma poi guarda, quando riesci a fotografare gli animali, io penso che sia sempre una bellissima emozione perché entri proprio nel mondo della natura a tutti gli effetti, non è solo dirlo, è proprio anche viverlo, è tutta un'altra emozione, credo. Sì, un'altra emozione. La vedi proprio con i tuoi occhi, selvaggia. Così, così com'è, autentica. Ecco, autentica, non mi veniva la parola. Bene, io direi che su questa affermazione possiamo fare la nostra seconda pausa e poi tornare a parlare di Scozia e del suo mondo. Ok. Eccoci
eccoci qua. Noi abbiamo fatto un po' di chiacchierine mentre voi ascoltavate musica, mi sono fatta raccontare un po' di cosucce carine perché abbiamo scoperto di avere una passione in comune per gli animali. Io non riesco mai a fotografarli, gli uccelli, preferisco più i mammiferi, quelli di terra, perché amo proprio sdraiarmici a terra, magari fare qualche ripresa, qualche volpe, cioè, è capitato di riuscire a farlo, però insomma è bello, è bello quando si divide anche la passione della fotografia quando si viaggia, credo che siano le due migliori cose che si possono fare, e quindi sì, assolutamente. Allora, noi siamo in Scozia, sì, manca, lasciamo l'isola di May, allora giusto, lasciamo l'isola di May e proseguiamo in questo on the road e arriviamo facendo tutto il giro della Scozia fino al famoso e penso ormai straparlato Loch Ness, il lago di Loch Ness, o meglio il lago di Ness, perché Loch vuol dire lago in scozzese. Allora, so già la domanda che volete farmi: hai visto il mostro? No. Io non te l'ho neanche fatta. Ecco, no, perché no, perché non c'è, nel senso che non, purtroppo è un mito e non esiste in realtà. Quindi mi spiace per tutti quelli che ci hanno creduto, ma ahimè non esiste. Allora, però, a parte la parte mitologica, no, di questo mostro Nessie, insomma tutto quanto, il Loch Ness credo che sia uno dei luoghi sicuramente tanto parlati, ma anche più particolari della Scozia. È vero che la Scozia ha tantissimi laghi, soprattutto nella parte nord dove ci sono le Highlands, chiaramente essendo in montagna ci sono tantissimi laghi, più o meno estesi. Il Loch Ness però ha questo colore che è tra il grigio e il blu, no? Che è proprio un colore strano, molto scuro, ha delle acque, sembra quasi mare. Però sulle spiagge ci si può andare, appunto si può passeggiare intorno alle rive del Loch Ness, ci sono un sacco di scorci molto belli, molto suggestivi, in cui fare le foto. Oltre a ciò, proprio sul Loch Ness c'è un castello di quelli belli, di quelli un po' gotici, di cui abbiamo già accennato nella puntata, che è il castello di Urquhart. E è bello perché sono tantissime rovine praticamente e si vede come proprio questo castello sia su una delle baie del Loch Ness. Quindi se voi visitate il castello vedete proprio sia il Loch Ness, che appunto è molto particolare, sia tutta la baia circostante. Ed è un paesaggio, tutto sommato, un sacco bello. Cioè, è proprio una di quelle vedute della Scozia, classiche se vogliamo, ma molto suggestive. Perché, appunto, dicevo, il castello di Urquhart è un po' un pezzo importante della storia, perché è un castello di cui non si sa bene quando ci sia stata la costruzione, però è stato importante perché qua è passato Robert Bruce, quindi insomma l'eroe scozzese per eccellenza. È stato importante perché durante la sua storia ci fu diciamo il Great Ride, che è praticamente un saccheggio, non so come dirlo in italiano, è praticamente una campagna che ha fatto un clan scozzese, il clan MacDonald, che ha tentato, e in realtà ci è riuscito, di rubare a un altro clan avversario tutto quello che possedeva, un ride appunto. Sì, sì, hanno proprio saccheggiato. Un saccheggio, esatto, bestiame, materassi, biancheria, cioè ha rubato di tutto. E quindi insomma questo posto è stato abbastanza particolare. Poi tra l'altro qui ci sono state alcune rivolte durante il 1600 tra i Giacobiti, il re, eccetera. Quindi ha vissuto veramente tantissime epoche e nonostante siano rimaste delle rovine, perché alla fine non immaginiamo dentro che ci siano stanze addobbate, cioè non è Versailles per dire, no? O Palazzo Reale o cose del genere,
ci sono le rovine, però immaginare che qua si è fatta tutta questa storia così importante per la Scozia e non solo, fa pensare, insomma, e quindi è un bel luogo che magari non tanti conoscono, ma che vi consiglio di visitare. E poi è proprio sulla strada per arrivare a Skye, quindi insomma ci passate per forza e lo vedete sicuramente. Che bello, Skye mi piace moltissimo. Anche a me, ma tanta acqua come a Skye non l'ho mai presa. Sai che spesso le persone con cui parlo che mi dicono che ci sono state mi dicono tutte la stessa cosa, ma cos'è, piove tutto l'anno, ma che cavolo, è maledetta, perché veramente è un posto bellissimo. Lì finalmente vedrete tantissime delle famose pecore della Scozia, no? Si dice sempre che la Scozia è un po' la patria delle pecore. Ecco, a Skye le vedrete ovunque, tant'è che dovrete regolare la vostra velocità se andate in auto, proprio perché queste attraversano come delle folli, cioè sparate totalmente, perché chiaramente è casa loro e quindi non esistono le strisce pedonali per le pecore e loro attraversano dove più vi aggrada, quindi voi magari fate una curva e avete il gregge libero, perché sono brade, proprio non c'è il cane da pastore o il pastore, vedrete il gregge che vi salta proprio incontro e attraversa la strada con un nonchalance del tipo: ma che cacchio me ne frega a me di questo uovo la macchina, ma che vuoi, io devo andare a brucare l'erba dall'altra parte, oh, ma levate, scansate che io devo andare di là. E quindi insomma avrete questa espressione, no? Con sti bei montoni, con ste corna tutte rovellate che vi guardano con sti occhi gialli, oh, che te vuoi, perché è chiaro che loro hanno questa espressione, inflessione romana quando ti vedono, sono proprio romanesi. Sì, ma è tipico del luogo, poi tra l'altro, infatti, proprio esatto, la caratteristica. Esatto. Assolutamente, assolutamente. Quindi vedrete pecore a non finire e, se siete fortunati e non beccate il diluvio universale che Noè proprio scansati, vedrete dei paesaggi eccezionali, perché qui ci sono cascate, montagne, colline, boschi, cioè boschi magari non tanto alti, ma ci sono, ma roba eccezionale. Avrete le escursioni in montagna, andare a vedere l'Old Man of Stor, che è un po' la montagna simbolo di Skye, ma poi anche qua castelli, ponti, luoghi che veramente è la Scozia. Cioè andate a Skye e dite: ok, è la Scozia, è proprio l'immaginario che avete della Scozia. E infatti tantissimi spot pubblicitari eccetera di promozione li girano tanto a Skye, proprio perché è il prototipo, lo stereotipo della Scozia. Sì, quello sì, è vero, è vero. Ma poi basta cercare un po' su internet e secondo me entri proprio in quell'atmosfera, si rimane molto ammagliati quando vedi le immagini, bastano quelle per farsi innamorare. È un luogo immenso, perché non sembra, ma l'isola di Skye è una delle isole più grandi della Scozia e girarla in auto comunque non è, come dire, non è l'isola di May, è proprio un territorio molto vasto, quindi anche andare da una parte all'altra dei luoghi non è immediato, bisogna sempre tener conto anche un'ora, un'ora e mezza, se non due di auto, però avete proprio l'impressione di stare nella natura selvaggia, in questo luogo verde, verde scuro, cioè bellissimo, bellissimo. E poi vabbè, piove che Dio la manda, e quindi capite perché è sempre così verde, cioè è sempre così colorato di queste tinte verdi. Ricorda molto il Signore degli Anelli, le Lande degli Elfi. Sì. Ricorda molto, sì, è vero, quell'ambientazione lì, adesso che sto guardando un po' di foto. Oh, che bello, mi volete darlo vedere, però è troppo lungo per i miei gusti. Allora, qui ricapitolando un po' la domanda che abbiamo fatto prima, qual è il periodo migliore? In realtà non c'è un periodo migliore, nel senso che sicuramente d'inverno fa molto freddo, le giornate sono già troppo corte, non la consiglierei d'inverno, ecco. Però d'estate, giugno, luglio, agosto, settembre, maggio, è un terno all'otto, perché ci si può andare a beccare, non so, 2 settimane di sole pieno, di temperature gradevolissime, ci si può andare, si becca acqua dalla mattina alla sera e lì non ci si può fare niente. Ti faccio ridere, il meteo dà previsioni pioggia.
ma va davvero? Però ecco, Fantastico. spezziamo una lancia, perché se non ci fosse tutta quest'acqua, non sarebbe il verde che vediamo. Sì, no, è vero, ci sarebbe un paesaggio molto diverso, forse molto più arido, anche i colori totalmente diversi. Rende proprio giustizia, no? Così doveva essere, così è nato, credo. Sì, Bellissimo. è proprio un luogo del nord, cioè è piovoso, ma tanto verde, ta tanto ricco di bellezza, un luogo che riempie l'anima, diciamo. Quando vai, vedi questi paesaggi, questi luoghi, no? E sospiri e dici, cavolo, che bello, cioè mi sembra di essere arrivato in un punto un po' primordiale, ecco, in un luogo originale, ma nel senso di origini. Ah, sì. Quindi è stupendo, è stupendo. Adesso io non sono mai stata in Islanda, per dire, però penso che l'Islanda dia la stessa sensazione, no? Di questa specie di luogo in cui tutto è iniziato. Ecco, la Scozia per me è stata un po' quello, il luogo dove tutto inizia, un po' primordiale, appunto. Non saprei definirlo altrimenti. Lo lasciamo così, primordiale. Trovo che sia il termine più adatto. Eliana, noi siamo arrivati in Sì. conclusione. Allora, io direi innanzitutto di ricordare sempre la mail diretta a chiocciolaradionordborealis.it per chi volesse fare ancora una domanda, come l'ascoltatrice, insomma, che ha chiesto come mai questo viaggiare per le Big Bench, a cui noi abbiamo piacevolmente dato risposta, o meglio Eliana l'ha data perché io non ne ho vista neanche una. Cioè, Viverone lo ho a 10 minuti ma non saprei nemmeno dov'è. Quindi tu Guarda, è pensa. facilissimo arrivarci, la passeggiata è adatta a tutti, quindi Ce la posso devi fare anche andarci. io Non... allora, va bene, No, ma no, ma promesso. adesso assolutamente è una di quelle big bench che non devi scarpinare 6.000 km perché ci sono anche quelle, ma veramente ci puoi andare, tornare in giornata quante volte vuoi, dove vuoi, Allora quindi è veramente fattibile, allora perfetta. fattibile, Sì, fattibile. assolutamente. E quindi poi noi. Prossimo appuntamento con un'altra travel blogger, con Eliana, ci vediamo a settembre, perché abbiamo un altro appuntamento mensile con lei, come sempre, come per tutti gli altri. E quindi Eliana, che dire? Buon fine domenica ormai. Grazie anche a te e a tutti gli ascoltatori. Io sono sempre contenta di farvi compagnia. Benissimo, e io lo apprezzo molto. Benissimo, buona domenica a tutti, buona serata.